Paolo Giuseppe, con mio fratello Dante, rappresentiamo il marchio Ristorante Arricione, in cui abbiamo creato il primo in Via Tramelli, dopo è nato il Riccione Bistrò e in seguito abbiamo aperto la Terrazza Riccione. E l'ultimo progetto è quello che abbiamo realizzato qui come ristorante da Berti, un ristorante di carne. La gestione della cucina è nata poi realmente la cucina di pesce come un progetto, quindi fatto quindi su progettazione in base alle varie cucine che abbiamo nella varia logistica. Usando poi lo stesso metodo, l'abbiamo riproposto su questo ristorante di carne, dando delle variazioni in base proprio alla tipologia proprio di lavorazione della carne rispetto al pesce. In questa cucina quindi abbiamo tutto quindi a gas e qui avevamo bisogno proprio di una potenza di fuoco superiore e quindi una lavorazione più completa per lavorare la carne avendo dei fuochi più potenziati. È importantissimo perché noi proprio abbiamo visto che tra i vari locali che abbiamo iniziato prima a progettare, costruire e realizzare nel Riccione Bistrò. E quindi erano degli spazi molto piccoli e bisognava ottimizzare assolutamente in tutti i modi quindi gli spazi per poter far lavorare quindi una cucina nel miglior modo. Quindi in base alla tipologia quindi di spazi e il lavoro fra cucina e sala abbiamo con Massimo Menegatti progettato nel miglior modo le cucine in base proprio alla lavorazione, quindi fatto uno studio proprio su misura su ogni locale. Gico allora è stata scelta dopo varie conoscenze preventive su altre società che costruiscono cucine, quindi abbiamo fatto molte ricerche prima di giungere alla conclusione quindi che Gico ci potesse dare i nostri risultati che speravamo. Quindi un aiuto ci è stato anche dato molto dai progettisti che ci sono stati a fianco e quindi siamo riusciti insieme a progettare e a capirci di quello che volevamo noi, il nostro risultato. E quindi poi la scoperta di Gico è stata realmente in fiera, in una fiera molti anni fa di Host, in cui siamo andati a vedere lo stand e siamo rimasti meravigliati dalle loro cucine, le progettazioni e l'evoluzione che ci mettevano per le progettazioni proprio su ogni singola cucina. La costruzione dei progetti si è svolta proprio sul tavolo da lavoro, progettando insieme, è stata molto lunga, molto dura e faticosa perché abbiamo dovuto rivedere i progetti, le impostazioni e poi soprattutto progettarla anche proprio dentro gli spazi della cucina anche con degli spazi finti per capire effettivamente che spazi occupavano, ma poi anche cosa andare a inserire all'interno di una cucina. E quindi siamo riusciti insieme con vari tentativi e prove, anche sbagliando inizialmente, aggiungere, vuol dire, a un progetto che poi noi ci siamo sentiti nostro e ci siamo trovati molto bene. Sicuramente i vantaggi sono di avere anche dei tecnici che nel momento in cui abbiamo una minima difficoltà, noi collaboriamo con Missoni, dove ovviamente qualsiasi problematica sono subito pronti e quindi Gico ci sostiene molto su questo.